Che la riconquista, poi Vucinic, numero di Mirko. Mirko vede Giovinco, gliela dà Seba. Seba al limite, si incarta, poi scarta, va giù. Calcio di punizione al limite dell'area di rigore. E qua dovrebbe anche arrivare il giallo, eccolo infatti. Giusta anche in questa circostanza la decisione della signora Mazzoleni, con Seba che all'inizio si era leggermente incartato, poi è riuscito a schizzare via in velocità. Non ha potuto fare nient'altro Felipe se non allargare il gambone, e allora Felipe Dalbelo è il primo ammonito dell'incontro al minuto numero 13 e ci concede una buona opportunità di andare a rete. Giovinco e Pirlo come sempre sulla palla quando il gioco è vicino all'area di rigore. Andrea non sembra minimamente intenzionato a farla battere a Seba, infatti è lui proprio sulla sua traiettoria. Seba sta vicino nel dubbio. 1, 2, 3, 4, 5 giocatori del Siena in barriera tra i nostri. Dai che buona ragazzi. La finta di Seba, non si parte, l'arbitro allarga le braccia. Mira Pirlo, destro, secco, gol! 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 La Juve in gol con Andrea Pirlo. Per la seconda volta consecutiva la battuta uguale a passare sotto la barriera, andare sul palo lungo raso terra, non c'è potuto arrivare Pegolo, sesto gol con la maglia della Juventus, fratelli e sorelle al minuto numero 14, si scatena e impazzisce la curva a Siena a cantare finalmente Juve, Juve ci porta in vantaggio con il numero 21, Andrea, Mozart, Pirlo, eccolo che lo rivediamo, con Pegolo che aveva provato a distendersi in tuffo, ma lo ha fatto praticamente rinculando dentro la sua linea di porta e quindi il pallone era già dentro. La Juve la sblocca vicino al quarto d'ora e finalmente i nostri sostenitori iniziano giustamente a cantare di felicità. Giaccherini ancora all'indietro per Barzagli, poi Chiellini. Quagliarella si è posizionato al centro del nostro attacco, Giovinco sta a sinistra, Vucinic alla sua destra. È proprio un tridente classico d'attacco, dai ragazzi, serviamoli però. Asa, Seba vuole andare via sulla diagonale esterna in uscita di Bolzoni, trova il calcio d'angolo. E allora siamo al corner numero 5 del secondo tempo, lo va a battere Giovinco che non vuole perdere tempo. Mazzoleni dice a quelli in area di rigore: guardate che fischio se vi trattenete. E allora nessuno si strattona. Giovinco, Seba guadagna il fondo, Seba, la palombella, Giorgio di testa anticipato, poi il volo Principino, gol, 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 la Juve in gol, il primo gol del campionato di quest'anno di Claudio Marchisio al volo di destro, di prima intenzione, non fa mai gol banali, fa gol essenziali, fa gol che portano alla vittoria, fratelli e sorelle, al minuto numero 39, su servizio tentato da Giovinco, ribattuta del Siena, ci riporta in vantaggio come il numero 8, Claudio, il principino, Marchisio, 2-1 per noi, Juve dagli spalti dell'Artemio Franchi. Che fatica, mamma ragazzi che fatica, se è la fine più recupero, 1-2 con Marchisio, finalmente Claudio si è sbloccato, dopo i 10 gol dell'anno scorso, a quest'ora in campionato ne aveva già realizzati, era a quota 3 assist ma non era riuscito ad andare in gol, la grande felicità di Marchisio e finalmente i nostri tifosi a cantare.